Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mayhem in Single Valley, un gioco che, cliccando qui, scopriremo essere anche in italiano. Lo sto purtroppo registrando prima dell'uscita ufficiale, quindi non avremo modo di sapere il prezzo, io non avrò modo, cercheremo a fine video di trarne le conclusioni. È un gioco, diciamo, dove si deve sopravvivere, si devono risolvere dei vari puzzle, insomma, dei rompicapo. E dovremmo non far scoprire al mondo che ciò che è successo, che adesso sta per succedere, è semplicemente colpa nostra. Quindi iniziamo col movimento con WASD. E vediamo questo gioco dove sta andando. WASD per spostarsi, questo lo sapevamo già. Dobbiamo salvare le persone. Cosa siamo? Delle sorte di Superman. Mamma mia. No, se vengo colpito dai detriti perdo la gente che ho salvato. Quindi cerchiamo di salvarne il più possibile, cercando di non entrare in contatto con varia gente. Li ho persi tutti, scusate. No, non ce l'ho fatta, scusami, perdonami, ma... Ok. Dai, che forse ce la facciamo. Salvare anche te, sì, perfetto. Mi hanno tranciato via gli ultimi che ho salvato. Vediamo se... Dai, voi siete salvi. Vi salvo. Salvo anche te, salvo anche te. E voi... li ho salvati tutti. Tenetevi forte, che vi salvo io. Ho sbloccato l'achievement Super Jack. Beh, adesso dovrebbero essere scesi tutti, quindi io spero che... Ok, un po' ne ho salvati, dai, sono tutti vestiti allo stesso modo. Vabbè, tocca F. Ci stiamo svegliando. Oh, che sogno assurdo. Dunque, meglio prendere l'elenco delle cose da fare e vedere come sarà la mia giornata. Ok, vediamo un po'. F per interagire. Ecco qui. L per aprire le missioni. Preparativi per l'allenamento mattutino. Quindi inizia tutto normalmente. Apri l'elenco delle cose da fare. Avviare la playlist d'allenamento e indossare scarpe da ginnastica. Qui. Abbiamo preso il registratore. Abbiamo avviato. Mettiamo le scarpe da ginnastica. Ok. E si può anche saltare. Allenamento di agilità. Allenati a schivare. Allenamento di forza. Riorganizzare la stanza. Allora, vediamo un po'. Con lo shift possiamo spostare. Quindi, spettacolo. Mettiamo la lampada lì. Mettiamo il comodino. Lo rimettiamo al suo posto. Questo lo mettiamo qui. E la sedia magari la rimettiamo qua. Tocca due volte Audi per schivare. Cosa ho in tasca? Oh, la mia pastiglia, ho dimenticato di prenderla ieri sera. Posso spostare anche i calzini. Vabbè. Vedete sotto che abbiamo il tasto 1 QE per passare. Boh, non lo so. Vediamo un attimo intanto se abbiamo fatto tutto. Sì. Ok, con l'inventario tab premi spazio per prendere la pastiglia, una pillola per il mio mal di testa. Ok, la prendiamo. Questa dovrebbe farmi passare il mal di testa. Ho un sacco di cose da fare prima di partire, però devo andare a vedere come sta la mamma. Ok, lì sopra c'era qualcosa, quindi io magari posso prendere la sedia e salire di sopra. Vediamo un po'. Sì, penso che... devo prenderci la mano, ok, F. Ok, io penso... Questo, che non so cosa sia, vediamo, non ce l'ho nell'inventario. Risparmi, la nonna mi ha lasciato questo gruzzoletto per permettermi di frequentare la scuola. Ok, ho recuperato anche i soldi. Quindi a questo punto andiamo. E lo definisco come irresistibile. Questa sono la camera. C'è qualcosa da lootare qui. Ho preso, a quanto pare papà ha nascosto il mio passaporto qui. Ok. Va bene. Andiamo.
Dobbiamo andare a vedere come sta la mamma. La mamma è qua che sta lavando i piatti, presumibilmente. Buongiorno Jack, è bello fuori? Perché non fai una pausa e dai un'occhiata a te stessa? Troppi piatti da lavare, magari più tardi. Posso aiutarti in qualche modo? Certo, il cane ha combinato un disastro in cortile. Tuo fratello avrebbe bisogno di schiacciare un pisolino. Eccolo lì che piange, è irresistibile a livello grafico. La mamma è davvero giù, forse riesco a trovare il modo di tirarla su di morale. Vabbè, intanto, tu, Ciccio, vieni con me. Sei pronto per un pisolino? Ti servirebbe avere il tuo sacchiotto? Vabbè, recuperiamo lo sacchiotto. Questo è lo sacchiotto, spero. Ok, a volte si fa fatica anche a capire che cosa sono gli oggetti. Vediamo un po'. Non riesco a capire. Vabbè, sarà questo. No, era lo zaino quello. Niente, andiamo avanti a vedere. Questo è il papà che sta facendo. Infatti, mettiti seduto. Ti posso spostare, no? Vabbè, fammi prendere lo sacchiotto. Dai, va là. Vieni qua. Eccolo qui, lo metto. Adesso sei pronto per il pisolino. Ah, ok. Mamma mia, che carino. E dove lo metto io a dormire? Vieni, vieni, Ciccio. Ti posso mettere qui? No. E dove deve dormire lui? Lo metto di sopra. Presumo. Vieni, vieni. Che ci penso io a te. Eccoti qua. Vai. Ok. E il fratellino dorme. Adesso dobbiamo andare giù a vedere che cacchio ha combinato il cane fuori. I vicini stanno grigliando, il cane invece l'ha fatta ovunque, quindi Ciccio. Bello. Bravo Murphy. Preferirei non raccoglierla a mani nude. Mi serve. Anche noi abbiamo il nostro barbecue elettrico. Questo cos'è? Ah, ok, abbiamo preso il fazzolettino per pulirla. Pulisci, pulisci. Questo cos'è? Ah, è il cestino della... Dovrei fare un po' di pratica con i lanci. Ma hai finito? Scusate, fatemi vedere. Trova il biglietto aereo di Jack, trova la lettera di ammissione a scuola di Jack, trova il medicina di Jack e raccoglie i bisogni del cane. I bisogni del cane... Tieni premuto per lanciare perché mi sta salendo la radioattività. No, più che altro perché il radioattivo è tossico. Ok. Sì, ma hai finito di scagazzare in giro? Mamma mia, ma... Ma il cane, ma si diverte? Ma scusa. Premi E per cambiare munizioni. Scusami, ma questa... Ok. Posso usare la pallina E? Bravo Murphy. Ok, lancia la pallina. Vai, prendila. Qui invece cos'è? La casa sull'albero. Ok, sta giocando, almeno non sfracassa i maroni. Allora, vediamo un po'. Qua c'è da prendere qualcosa. Qua c'è la console per giocare sull'albero. Bellissimo. Oh, bravo, non scagazzare più in giro. Grazie. Adesso andiamo a cercare quello che ci manca. Mi mancava il biglietto aereo e il passaporto. Quindi, questo cos'è? Ok, non so che cosa sia. È un po' un problema questa cosa di non capire. Lettera di ammissione alla scuola, sacchetti per defezioni, deiezioni canine, il passaporto per la mia esistenza, risparmi della nonna, devo recuperare il biglietto aereo. Che okay, non so dove sia, quindi cerchiamolo di nuovo di sopra. Almeno vediamo poi se prendendo l'aereo quel sogno è stato veramente profetico o meno. Qua abbiamo il bagno, sarà in bagno di sicuro. Il biglietto aereo. No, abbiamo preso le medicine però. Chissà quante ore nella mia vita ho passato con lo sguardo fisso in bagno. No, non era in bagno. Cerchiamo di nuovo di qua se c'è qualcosa. Ma onestamente... F? Cos'è che è? F? Mi mancherà questa città. Ok, cioè in pratica tutti sono lì tranquilli,
Fatemi vedere se non è magari sotto il letto, ma no, non credo. Niente, mi manca il mio... È caduta la tazza. Vabbè, chi se ne frega, tanto me ne sto andando. Allora, mi manca solo da trovare il biglietto aereo. Ok. Non so dove cacchio sia, me l'hanno magari nascosto loro. Qui dentro, magari. Beh, lui sta dormendo. Scusate, fatemi spostare il letto, magari è qua sotto. No. No, qua non si può, non si può spostare nulla. Va bene, allora. Ma il nostro padre magari ci può aiutare? Non ora, Jack. Le solite vecchie notizie, soliti disastri e minacce che incombono sulla Single Valley. Ma... Cioè, hanno solo lattine di birra qua, in sintesi. F. Ci siamo, è ora di salutare tutti. Ciao mamma, l'avevamo buttato nel cestino. Sto per partire, mamma mi mancherà anche tu, chiamami appena arrivi in città, certamente. Ciao pa, vado a salutare. Tanto te ne frega niente. Ora vado. Tu non vai da nessuna parte, il fatto che tu sia stato ammesso a quella prestigiosa scuola d'arte non significa che sei, che non sei in castigo. Forse trovo il modo di farlo allontanare. Posiziona l'esca C. Ma l'esca qual è? La birra, magari? Sì, probabilmente sì. C. Posso andarmene? Ah, ma non si esce da qui, devo farlo uscire. Devo uscire da che parte io? Devo capire da dove si esce di casa. Da qui? No. L'idea dell'esca è veramente eccezionale. Aspettate che riprendo nuovamente questo. Devo capire come si va via da casa. F. Sono spostato da qui. La mamma dorme. F. No, scusate. Ecco qua. Vediamo un po'. Posso andare via da qui? No, qua si va dal vicinato. No, devo capire un attimo come funziona l'uscita, perché qua c'è un cancello, ma non posso andare dai vicini che grigliano della grossa. Il cane si è tranquillizzato e ha smesso di emettere scorie radioattive. No, continuo a sbagliare la porta. E quindi posso dirgli che me ne vado? No. L'entrata sarà poi qua, no? F. Scusa, adesso butto un'altra birra qui. Allora, vediamo. Saluta il fratellino. Ok, devo andare a salutare il fratellino. Mi mancherà, io metto abbi cure. Ok, spero... Ok, arrivederci. Beh, posso andarmene, no? Di qua forse, no? E qua è F per andarmene. Allora, io distraggo il papà buttandogli la birra lì. E poi me ne vado in corsa. No, non mi lascia andare via, perché? Ah, metti il papà a letto. Ah, ok. Allora, devo mettergli l'esca. Scusa, la metto qui. Se ne andrà a dormire.
Ok. Ok. E lui è andato a dormire. E va bene, me ne posso andare a questo punto. Perché ha detto che comunque ero in castigo, ma adesso invece me ne posso andare, quindi me ne andrò. Ok. Dovremmo aver completato tutto. Devo fare ancora saluta a Murphy e il cane. Quindi finalmente ce ne possiamo andare. Continuo a sbagliare la porta. Ciao Murphy. Ciao ciao. Tornerò ogni volta che posso. Perfetto, ciao. Prima di partire devo guardare l'ultima volta Single Valley. Va bene. Guarderò l'ultima volta Single Valley. Quindi vai di sopra. Scusate, che... ok. Quindi mi pare si guardasse dall'alto. Davvero, davvero carino sto gioco. Niente da dire. Ok, da qua si guarda. Mi mancherà questa città, il panorama è più bello. Ok. Guarda Single Valley per l'ultima... Ma l'ho guardata! Mannaggia, aspettate, eh? F. No, F. Il panorama è più bello della mia casa? Ok. Va bene, posso guardarlo anche di qua magari? C'è una finestra anche qui? No? Vabbè. Ah, dalla casa sull'albero, si guarda. Ok. E finalmente ce ne possiamo andare. Non so cosa stia succedendo, ma stanno scaricando delle cose proprio radioattive sul fiume, sul laghetto della città, e si stanno generando delle creature cattivissime. Cosa diavolo, il bacino è stato avvelenato. E tu, è colpa tua. Ho una vista straordinaria, ho capito chi sei, lo dirò a tutti. E quindi praticamente dicono che siamo stati noi. Devo avvertire la mamma. Sa che non partiamo più. Cosa c'è che non va, ragazzo? Eccolo qua, è arrivato. Cioè il tizio ci ha rubato lo zaino. Ci ha rubato tutta la roba. E quindi devo recuperare la roba. Vai oltre il recinto. Praticamente il tizio sull'albero, cioè il tizio giù, ha visto noi sull'albero e ha detto: sei stato tu, ho visto. Eccolo lì, mi hanno già steso. E sono diventato... Ma cosa devo fare? Devo scappare? Cosa... Ok. Non intendo toccare mani... Però ho preso lo scudo. Adesso devo recuperare un'arma. Quindi magari riusciamo a prendere questo. Eh no, questo si può lanciare però. Quindi... Che spettacolo. L'ho lanciato ma non gli ho fatto niente. Intanto sta percuotendo rudemente quello. No, gli sto lanciando hot dog. Gli sto lanciando dei würstel. Ma non è una grande idea. Non so dove devo andare esattamente ora, ma questo qui è circondato. Questo... Ok, no, stavo per dire uno scoiattolo sano, ma in realtà non è vero. Non ho più spazio qui. Abbiamo uno scudo, ma ci manca un'arma. Questo non so cosa stia facendo qui, ma lo tiro fuori. Salvatore di cloni in erba, ok. Di qua non credo si possa andare. Dovrebbe essere chiuso. No, invece sì. Ok, abbiamo l'obiettivo... delle carote da prendere. Io prendo carote, non so poi che cosa ci possa fare. Ah, posso lanciare carote, ok. Niente, stanno avvelenando proprio tutto il fiume. Che gioco strano. Cioè? Fammi capire, cioè io ti lancio le carote...
ma non ho più carote adesso. Non ho idea, dice di seguire lo scoiattolo e riprenderti le tue cose. Ma non... Ah, ok. Ha lasciato le orme qua, presumo. Eccolo lì. L'ho seguito senza volerlo. Ok, stiamo andando di qua. È tutto molto, molto, molto misterioso. Io lo trovo geniale sto gioco, veramente geniale. E come inizio non c'è assolutamente male. Potremmo pensare di farlo in live, magari prossimamente lo continuiamo, perché sembra essere davvero figo. Come prima vista sembra un gioco di quelli demenziali, ma fatto bene, fatto gran bene, sia come comunque piccole animazioni, sia come via fatto come bello come animazioni, dicevo, come idee, come libertà concessa. Quindi sono curioso di vedere che cosa viene con una live. Ma, scusate, sì, vi lancio questo. Ok, lo stordisco un attimo e posso passare. Perfetto. Devo recuperare la mia roba. Però non... Oh cavolo. Via, 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 via. Mannaggia. No. Evidentemente di lì non si va. Psst. Cos'è che vuole questo? Stavo notando la situazione precipitata e uno scoiattolo mi ha mangiato il costume da bagno. Ah, ok. Cacchio vuoi? Qua ci sono ancora dei conigli normali. Allora ragazzi, io al momento credo di avervi creato abbastanza curiosità su questo titolo. Resto in attesa dei vostri commenti ed eventualmente me lo tengo lì, che si potrebbe pensare di farci una live prossimamente, perché è veramente veramente intrigante come titolo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, i vostri pareri. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.